Ciao ragazzi, sono GTTV e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete letto dal titolo, vi farò vedere questo nuovissimo glitch a grande richiesta per fare soldi infiniti su GTA Online. Qui ragazzi ci tengo a precisare agli amici dei The Glitchers Crew che mi hanno passato la clip, visto che loro hanno avuto modo di testarlo prima di me questo glitch, e dopo la patch della Rockstar funziona ancora questo glitch. Vi lascerò in descrizione altri glitch funzionanti, consiglio questo glitch per chi ha PS4. E niente, insomma, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video sul canale. Quindi partendo subito con il video, i requisiti vi serviranno, come vedete, un'officina del CEO, un bunker con il centro operativo mobile. Il centro operativo mobile dovrà avere il deposito veicoli personali con una RH8, un CEO con un garage, come vi stavo dicendo, con un'auto da duplicare e tanti posti vuoti quante auto volete duplicare. Il vostro amico dovrà avere bunker e com. Quindi per cominciare con il glitch, ragazzi, dopo i requisiti, il vostro amico vi dovrà invitare nel suo bunker. Una volta che vi ha invitato nel suo bunker, voi dovrete prepararvi un'attività recente. Per chi non lo sapesse, si trovano qui, andate sull'icona GTA, premete con l'analogico giù oppure con la freccia in giù, vi uscirà quest'altra schermata con le varie attività e voi dovrete scegliere un'attività tipo a riscosso una taglia oppure qualsiasi altra cosa che vi dica avvia GTA Online, come vedete dal video. Quindi ragazzi, una volta che vedete questo dovrete correre verso, vedete, ve lo fa rivedere, premendo due volte il tasto PS ci ritornate. Quindi correte verso il pallino, due volte il tasto PS, avvia GTA Online, e adesso aspettate 45-50 secondi su questo messaggio e dopo lo rifiutate. E comunque ragazzi, se dovrete insomma ricopiare quello che ho fatto io nel video, insomma. Se adesso rifiutate questo messaggio, due volte il tasto PS velocissimamente, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo. Adesso vi si buggerà in questa schermata, andate sulle opzioni, online e Criminal Starter Pack. Ci entrate e poi tornate indietro e vi sbuggerete. Adesso aprite il menu interazione e vi suicidate. Credo ragazzi che questo pezzo l'abbia spiegato il meglio possibile, perché insomma non è nulla di che da fare, dovrete solamente memorizzarvi i passaggi e insomma si tratta tutto quanto di velocità più che altro. Quindi una volta che vi suiciderete spawnerete al porto. E il vostro amico adesso dovrà portare il suo centro operativo mobile al vostro CEO. Voi adesso richiedete un veicolo personale, io vi consiglio di diventare CEO e richiedere un Buzzard perché così vi sposterete molto più rapidamente. E vi dirigete anche voi al vostro CEO. E insomma ragazzi, ovviamente dipende, questo passaggio ovviamente in seguito non andrà ripetuto, infatti dopo che avete fatto questo passaggio il vostro amico non vi serve praticamente quasi più, lo vedrete più in seguito e il glitch diventerà praticamente tutto quanto in solo, quindi vi potrete duplicare praticamente 60 garage di auto da soli, e 60 sono veramente tanti, praticamente circa 60 milioni vi farete con questo glitch in auto. Ovviamente ragazzi io li calcolo come soldi normali perché alla fine se li andate a vendere sono comunque soldi che avete sempre, e ovviamente non vi serviranno comunque le targhe personalizzate, perché appunto non le andrete, appunto cambieranno automaticamente le targhe. Quindi adesso ragazzi, una volta arrivati, richiedete il centro operativo mobile che spawnerà in questa zona qua, se l'avete nella stessa zona mia, e una volta che appunto avete richiesto il centro operativo mobile, lo prendete, vi dirigete al vostro CEO e vi mettete lì vicino, io vi consiglio vicino alla vostra entrata, dove si dovrà mettere anche il vostro amico con il suo centro operativo mobile. Quindi una volta che insomma l'avete parcheggiato, semplicemente chiamate il meccanico e richiedete l'auto da duplicare che dovrà essere appunto nel CEO. Io vi consiglio come sempre una LG Retro Custom perché sono quelle che quando le andate a vendere vi danno più soldi. Ovviamente poi scelta vostra, io vi consiglio come sempre le auto di Bennis perché non vi danno problemi alla vendita, invece queste, le altre auto non di Bennis ve lo potrebbero dare. Come vedete qui LG Retro Custom la richiede, aspetta che arriva e intanto il nostro amico, nel mentre noi facciamo questa cosa, starà arrivando al nostro CEO. Quindi una volta che sia voi che il vostro amico siete al vostro ufficio CEO, il vostro amico dovrà parcheggiare il suo COM, voi salite nella Retro Custom e una volta che l'ha parcheggiato, ragazzi, il vostro amico dovrà andare su Opzioni Online, esci da GTA Online e aspettare su quel messaggio. Adesso guardate bene la schermata in alto a destra perché è la visuale dell'amico. Quindi come vedete va su Opzioni Online, l'ultima opzione, esci da GTA Online, ci preme e aspetta su questo messaggio. Quindi adesso ragazzi seguite bene. Dovrete andare dietro al vostro COM, premere freccia destra, accettate il messaggio che vi dice di sostituire, vi farà questa schermata nera e adesso il vostro amico, ragazzi, quando vi farà questa schermata nera tutta quanta buggata, dovrà accettare il messaggio. Quindi appena lo accetterà vi sbuggerete, vedete, accetta, lui uscirà da GTA Online e da questo momento in poi non vi serve più. Voi adesso per sbuggarvi da qua, menu interazione, ucciditi e vi suiciderete.
Adesso, una volta che vi siete uccisi, ragazzi, molto semplice da fare. Ovviamente questa parte ve la farò rivedere un'altra volta perché è la parte della duplicazione, vi farò vedere come continuare a duplicare l'auto. Dovrete semplicemente adesso, per completare la prima duplicazione, salire sull'auto perché ovviamente una volta che vi ucciderete vi farà spawnare un po' lontani, ma ragazzi il vostro com rimarrà lì senza alcun problema. Quindi adesso prendiamo l'auto che stavamo duplicando, nel mio caso vi ricordo ancora una volta la mia LG Retro Custom, e adesso entrate, qui ragazzi lui manda il centro operativo mobile al deposito, ma non lo dovrete assolutamente fare perché appunto poi perderete solo tempo. Quindi adesso entriamo nell'ufficio CEO, la rimettiamo insomma dal garage da dove l'avevamo presa, nel mio caso ufficio livello 1, e una volta che l'avete fatto ragazzi dovrete semplicemente entrarci e dovrete fare una modifica a caso, vedete vi farà tutto quanto il caricamento come al solito nel caso di GTA, vi farà scendere dall'auto, voi ci risalite esattamente così e fate una modifica casuale. Io vi consiglio come sempre il colore della targa oppure la targa stessa perché appunto non vi dà problemi, insomma non vi dà problemi in ambito economico, infatti non dovrete spendere niente e non avrete problemi. Prima di fare questo ragazzi, lui non l'ha fatto nel video, ve lo farò vedere dopo, comunque dovrete acquistare una nuova RH8 e metterla nel deposito veicoli personali del vostro centro operativo mobile. Quindi come vedete adesso lui farà tutto dopo perché ha voluto fare il processo ancora più lento, comunque per velocizzarlo si fa così. Quindi una volta che avete fatto la modifica a caso premete esci e vai al secondo livello. Una volta che siete usciti ragazzi dovrete semplicemente per completare la duplicazione scendere, risalire nell'originale perché vedete che adesso la duplicazione sarà fatta, questa qua è la duplicazione, quella l'originale, cioè scusate adesso dovrete risalire nella copia appunto quella da dove siete appena usciti, scendere e potrete continuare a duplicare. Adesso vi faccio vedere per completare la duplicazione. Lui in questo caso dovrà richiedere il centro operativo mobile perché l'ha inviato al deposito veicoli, insomma al deposito. Però voi vi ripeto, non lo dovrete fare perché sennò insomma sarà una scocciatura inutile. Vedete adesso il passaggio che vi dicevo prima va a acquistare una RH8. Voi ovviamente questa cosa io vi consiglio di farla prima per dimezzare insomma i tempi di attesa, perché qualche secondo giustamente lo dovrete aspettare. Quindi vedete lui ha appena acquistato la LG RH8 che andrà all'interno del COM. E adesso ragazzi dovrete semplicemente in generale, anche se l'avete acquistata prima, aspettare che vi arrivi il messaggio che la LG è stata consegnata. Vedete adesso lui gli è arrivato il messaggio che è stata consegnata la LG RH8. Voi dovrete salire nel centro operativo mobile che si troverà vicino al vostro ufficio CEO, non come nel video perché lui l'ha rimandato al deposito. E adesso ragazzi dovrete semplicemente salirci dentro, esattamente come prima, quindi vi mettete bene dietro, ci salite, premete freccia destra ragazzi. E esattamente come prima dovete ripetere i passaggi che vi ho detto prima, ovvero freccia a destra, accettare il messaggio della sostituzione, vedete lui stava aspettando il messaggio della RH8, quindi accettate questo messaggio. Adesso vi farà questa schermata buggata, prima la schermata nera e poi la schermata buggata, esattamente come nel video. Aspettate qualche secondo e dovrete semplicemente aprire il menu interazione e suicidarvi. Esattamente ragazzi come prima ed il glitch è completato. L'unico motivo insomma per cui potreste fallire questo glitch è magari perché vi salta la corrente oppure perché crashate. Per il resto, ragazzi, questo glitch continuerete a farlo all'infinito. Insomma, calcolate che i tempi in questo caso sono più lunghi perché lui ha mandato il COM al deposito. Voi ovviamente vi ripeto per l'ennesima volta, non lo fate per nessun motivo, perché tanto rimarrà lì, dovrete solamente aspettare qualche secondo la RH8 che insomma che avete acquistato. Quindi, come vedete, lui si è suicidato, riprende l'auto che stava duplicando ed esattamente come prima la rimette nell'ufficio CEO. Nel garage che stava appunto dove l'aveva messa all'inizio, dove sta appunto facendo la duplicazione. E insomma, semplicemente adesso la rimette dentro, come vedete, livello 1, fa una modifica a caso e il gioco è fatto. Poi ragazzi, dopo che l'ha fatta ci risale, esce se vuole continuare la duplicazione. E così ragazzi si continua all'infinito, possiamo dire, quindi per altre 60 auto. Io vi direi di fare un garage che avanza e basta. Poi ragazzi, se volete continuare, io vi consiglio di, per non incasinare con il glitch, di avere una auto da duplicare per ogni garage, poi se volete farli tutti e tre, perché insomma sarà molto più conveniente ragazzi. Ovviamente quando questo glitch, vedete lui adesso compra la RH8, quello che vi dicevo prima, e la mette nel COM, così insomma dimezza i tempi, adesso va a modificare la targa. Comunque vi stavo dicendo per appunto se volete fare più veloce, questi qua sono i consigli che vi do, vendete un'auto ogni ora, massimo 3 al giorno. Qui ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se siete nuovi iscrivetevi al canale per i migliori contenuti su GTA Online e noi ci vediamo al prossimo video.